L'Isola dei Famosi 2019, quinta puntata, polemiche su Stefano Bettarini. Ieri, mercoledì 13 febbraio è stata trasmessa la quinta puntata dell'Isola dei Famosi 2019 caratterizzata dall'eliminazione di Yuri Rambaldi e dall'arrivo di una nuova naufraga. Ad approdare sulle cristalline spiagge honduregne è stata l'affascinante modella Ariadna Romero. Stefano Bettarini si è reso colpevole di un gesto inaspettato, inoltre, non è passata inosservata nemmeno l'assenza di Alba De Usanio in studio. L'opinionista non potrà più prendere parte al reality show con la collocazione al mercoledì poiché è già impegnata con la Repubblica delle Donne. L'Isola dei Famosi 2019 resoconto quinta puntata del 13 febbraio, eliminati, nomination, liti, scandalo e amore. La quinta puntata dell'Isola dei Famosi 2019 si è rivelata davvero esplosiva. Per prima cosa si è fatta luce sulla macchina del riso ed è venuto fuori che amano metterla è stato Stefano Bettarini. L'ex calciatore aveva molta fame quando si è reso colpevole di questa azione, inoltre, pare che tutti i concorrenti ne fossero a conoscenza. Naturalmente, tutto ciò ha alzato un polverone dando il via ad una lunga discussione. La puntata è proseguita. A lasciare per sempre i giochi è stato Yuri Rambaldi mentre Caspar Capparoni ha accettato di proseguire l'avventura nell'isola che non c'è. Al cast si è unita la bellissima Ariadna Romero, conosciuta al pubblico anche per le sue interpretazioni in vari film italiani. Spazio anche all'amore con Jeremias Rodriguez che ha confermato il flirt con Soleil Sorghè. Tuttavia, il fratellino di Belen ci ha tenuto a precisare di essere sull'isola solamente per divertirsi. Replica l'Isola dei Famosi 2019, la quinta puntata in streaming e in TV, ecco dove. Questa puntata può essere riguardata in replica sia in TV che in streaming online. Per quest'ultima opzione basta recarsi su Mediaset Play oppure su Infiniti. Una volta eseguito l'accesso bisogna cliccare sulla dicitura Play all'interno del filmato interessato. In alternativa si può attendere la messa in onda in prima serata sulla 5 questa sera 14 febbraio. Let it go.